Ok, una volta trovati gli sfondi li andiamo a inserire. Quindi torniamo nel nostro foglio di PowerPoint, inserisci, immagine, il nostro sfondo l'abbiamo caricato sul computer, quindi carica dal computer. Andiamo a scegliere nella nostra cartella creazione volantino sfondi il nostro sfondo scelto. Dove è andato? Oh, come piccolo! Bene, sappiamo benissimo che ad ingrandire un'immagine piccola farà diventare grande, cosa succede? Si sgrana. Ok, è un nostro problema, abbiamo detto che dobbiamo farlo veloce, questo volantino qui. Non deve essere il volantino più bello del mondo. E comunque non si sgrana più di tanto, perché tanto rimane su un foglio utilizzato via web. Quindi sappiamo che sul web basta una risoluzione di 72 pixel per pollice, mentre se andasse stampato servirebbe una risoluzione di 300 dpi, o comunque puntini per pollice. Quindi in questo caso va benissimo anche questo. Ovviamente che non venga troppo deformata. E però vediamo che c'è un problema, ovvero viene nascosto il testo del titolo e del sottotitolo. Perché? Perché la nostra foto appena messa è sopra al testo, quindi va messa sotto. In Google Presentazioni si può anche ragionare sulla profondità, come pure in PowerPoint, degli oggetti presenti nello schermo, nella diapositiva. Quindi tasto destro sulla nostra foto, ordina, porta in secondo piano. Così è sullo sfondo praticamente. Così io qua ci posso scrivere il titolo, qui il sottotitolo e le altre cose che avrete già trovato e saprete già cosa scrivere. Ok, guardiamo adesso come modificare un po' lo sfondo. Clicco sullo sfondo. Se fate formato, opzioni formato, vi compare questa minuta tendina qua, probabilmente ce l'avevate già. E vediamo cosa succede. Le dimensioni le possiamo anche modificare direttamente con il mouse. Possiamo bloccare le proporzioni, eccetera, ma soprattutto posso anche ricolorare il mio sfondo. Ad esempio, posso dargli una tonalità diversa. Posso farlo diventare tutto giallino, posso farlo diventare tutto azzurrino. Questo è uno strumento molto potente. Il colore che avevo scelto andava più che bene, ci metto quello. Regolazioni. È un po' troppo acceso questo colore qui. Lo posso anche rendere un po' più trasparente. Quindi scelgo trasparenza, lo metto più o meno al 50%. Così un po' più tenue e si nasconde meglio. Ovviamente tutte le altre impostazioni basta leggerle, provarle e vedere se funzionano bene. Si può dare un riflesso che non ha senso in questo caso, un'ombra, eccetera, eccetera. Basta guardare e scegliere quella che più vi aggrada. Ora è il momento di inserire le prime immagini. Oltre ad averle salvate sul computer, posso anche averle caricate tramite cellulare o tramite ricerche su un album in Google Foto, che è anche uno strumento molto utile per avere un backup automatico delle foto scattate col proprio smartphone. Inserisci, quindi possono essere su Drive ma anche su Foto, abbiamo detto. Scegliamo l'album dei giri che abbiamo fatto nella Romagna, in questo caso, la Romagna Verde. Inserisco le foto della Romagna. Questa è Romagna. La posso rimpicciolire sempre prendendo l'angolino e posso anche dare a questa foto una forma. Ora intanto sappiamo che cliccando su ritagli immagine la posso ridimensionare, ovvero togliere delle sezioni che non mi servono, ma soprattutto se cliccassi qui in maschera immagine posso dare una forma alla mia foto. Quindi la posso far diventare forma di cuoricino, la ridimensiono un po' come mi pare e la posiziono dove voglio. Anche qui posso dare degli effetti, delle ombre, posso fare qualsiasi cosa. Andiamo ad inserire delle altre immagini. Foto, questa è Romagna, questa è Romagna, questa. Inserisci, immagine, foto. Scelgo anche questa. Ok, le posso posizionare in maniera allineata. Quindi le posiziono, Google mi aiuta con i riferimenti, mi dà degli snap, ovvero si allinea automaticamente con l'immagine sovrastante. Però non sono proprio belle belle messe così. Per carità, può andare bene, ma diamo un'occhiata a quello che abbiamo trovato prima.
Le posso anche disporre in maniera storta oppure posso utilizzare l'effetto Polaroid. Usiamo questo qui. Torno sempre nella mia pagina di Google di ricerca e provo a scrivere Polaroid. Ottengo subito le macchine fotografiche. Invece voglio la foto della Polaroid. Ok, comincia ad assomigliarci. Volevo questo effetto qui, per poi dopo caricare nel mezzo la foto mia. Ma c'è un problema, queste qui sono tutte colorate, quindi diventa un po' più difficile, dopo dovrei scontornare la parte nera, metterci dentro la mia foto e non ho tempo, abbiamo detto. Quindi posso utilizzare Polaroid Photo PNG, filtrando la ricerca soltanto con i PNG, PNG gestiscono anche la trasparenza, di sicuro posso trovare dei materiali interessanti senza fare troppa fatica. Diamo un'occhiata. Attenzione, perché mi è rimasto attivo il filtro delle foto verde che avevo attivato prima. Quindi lascio qualsiasi colore, che così l'offerta aumenta e basta cercare un attimo per trovare qualche cosa di utile. Questa è già carina, ha già lo sfondo scontornato. Anche questo effetto vecchio può essere utile. Questa con il pin, questa è carina. Tasto destro, salvo immagine col nome, lo salvo sempre dentro, non è uno sfondo, ma creo cartella materiale fotografico e in questo caso attenzione perché il tipo di file è un WebP che vediamo cosa succede se lo lasciassi salvato in questa maniera qua e poi andassi a inserire inserisci immagine carica dal computer vado a cercare la mia foto mi dice che il file non è supportato in questo caso è consentito fare copia immagine. Così funziona, torno alla mia presentazione, incollo e in questo caso qui viene gestita dalla presentazione di Google. Bene, ora dobbiamo inserire la nostra foto all'interno del Polaroid. Cosa succede? La Polaroid qui è trasparente, quindi semplicemente dovrei riuscire a impostare questa foto di una dimensione quadrata che combacia con questa Polaroid. Quindi partiamo da questa. Intanto la faccio quadrata, quindi ridimensiono, la corso un po' di qua, la corso un po' di qua, la rimpicciolisco in maniera proporzionale in modo che stia dentro alla nostra Polaroid e poi la dovrò ruotare leggermente. La ruoto e la nostra foto è finita dentro la Polaroid, così l'effetto è sicuramente migliore di questo qui. Cosa succede però? Che se adesso andassi a spostare il mio file, si sgangherà tutto. Per selezionare entrambe le immagini basta prendere la nostra foto più piccola, ovvero proprio l'immagine, la posiziono all'interno della Polaroid. Vedete che può anche sbordare in modo da avere un po' di margine di sicurezza. Tengo premuto il tasto maiuscolo, tasto destro, raggruppa. In questo caso le nostre due foto sono diventate un'unione, sono diventate un gruppo e così le posso spostare agevolmente. Oltretutto vengono riproporzionate in maniera equa. Posso usare lo stesso trucchetto anche per la seconda foto. Posso prendere la stessa Polaroid o comunque anche un'altra. Copia, lo rifacciamo, incolla. Prendo questa foto, la ritaglio un po'. La faccio diventare più o meno grande come la Polaroid, la ruoto leggermente, la inserisco nella Polaroid, tengo premuto il tasto CTRL o SHIFT, è la stessa cosa in questo caso, tasto destro, raggruppa, così la posso spostare dove voglio. Questa è una versione un po' più complicata, se no c'è anche la versione facile che non è da meno. Che inserisci immagine, prendo sempre una foto di quelle scattate in giro per la Romagna, la ridimensiono e posso dare un bordo, quindi posso scegliere un bordo, gli do un colore al bordo, gli posso dare anche un tratteggio, comunque a me fa schifo, quindi lo lascio a tinta unita e così la mia foto la posso spostare
ed è comunque carina. Siamo quasi arrivati in fondo, il nostro volantino sta prendendo piega. Cos'è che abbiamo visto nelle nostre sbirciate dei competitor? Che praticamente vengono utilizzati degli ausili grafici, delle foto inerenti ai viaggi, dei ghirigori. Ok, dei ghirigori. Possiamo andare a cercare direttamente dalla nostra pagina di ricerca ghirigori, sempre appunto PNG, che così probabilmente hanno lo sfondo trasparente. Ad esempio, guardiamo il primo. Qui è tutto scuro perché è nero su uno sfondo scuro. Comunque è trasparente. Tasto destro, salva immagine con nome. Materiale fotografico, ghirigori va benissimo, lo salvo. Ne posso pescare un altro, anche questo, così è verdastro. Tasto destro, salva immagine con nome, ghirigori, PNG. Ok, comunque ce ne sono un'infinità, basta scegliere quello più grazioso e siete a posto. Torno dentro al mio PowerPoint, inserisci immagine, ce l'ho nel computer, ghirigori, ho qui il mio ghirigori, lo posso anche capovolgere a 180 gradi. Per arrivare esattamente a 180 gradi basta tenere premuto il tasto Shift, lo metto dove voglio, ovviamente lo posso portare in secondo piano, dietro, in modo che la mia foto la posso spostare e posso disporre tutti gli oggetti del mio volantino nella maniera più opportuna. Bene, ora è giunto il momento di scrivere il contenuto. Titolo. Ovviamente anche il titolo può subire tutti gli abbellimenti del caso, posso scegliere il font, la dimensione, posso dargli un colore e se volessi dargli un bordo, attenzione, il bordo viene sulla casella di testo. Se invece volessi bordare proprio il testo, non utilizzo una casella di testo, ma utilizzo un word art. Quindi inserisci word art, la bella Romagna verde. In questo caso diventa un'immagine con la forma di un testo e posso operare su tutte le lettere come se fossero delle immagini. Quindi in questo caso, dando un contorno, il contorno avviene sulle scritte. Quindi anche qui si può scegliere lo stile che uno preferisce. Questo sinceramente fa abbastanza schifo. Quindi vi lascio voi la scelta degli stili. Ovviamente posso cambiare anche il font. Posso dare un'ombra, che così rende più evidente il testo. E ora è giunto il momento di scrivere proprio la proposta turistica del nostro volantino. Inserisci casella di testo. Con il mouse tengo premuto, faccio un rettangolo, questa diventa una casella di testo. Giro naturalistico della Romagna. Partenza il, eccetera, eccetera. Se volete inserire un prezzo o un'offerta, si possono utilizzare anche le forme. Ovviamente anche loro seguono tutte le specifiche dell'immagine, ma in più ci posso scrivere un testo dentro. Grande offerta, 50 euro, tutto compreso. Anche qui utilizziamo dei colori che siano sensati, il colore del bordo lo faccio rosso, il bordo un po' più grosso, il testo magari un po' più visibile, posso farlo centrato, così un po' troppo visibile. Ok, e lo si sposta. Una volta scelto il testo con l'offerta precedentemente preparata, è soltanto questione di disporre in maniera ordinata i contenuti all'interno del nostro foglio per far sì di avere lo spazio per l'offerta. Quindi faccio copia e incolla, apro
adatto la mia casella di testo allo spazio e per evidenziare meglio i punti chiave posso anche selezionare il testo senza fare troppe cose. Lo faccio semplicemente un po' più grande, in grassetto, in modo da mettere subito in risalto i punti. Quindi cosa vedrai? Faccio il bevande, le saline, le rovine di Stonehenge. Porca paletta, mi sono dimenticato le rovine. Quindi inserisci immagine, vediamo se vi ricordate, foto, cerco le rovine di Stonehenge, sempre qui in Romagna, che esistono, le dimensiono e voglio utilizzare lo stesso stile di questa foto qui. Quindi anche in questo caso metto il colore, vi ho detto che era grigino, era un po' più spesso. Poi dispongo bene il testo e faccio grandi uguali. Poi posso anche sovrapporre per dare un po' di dinamismo. Questo qui però mi rimane sotto, non sta bene. Tasto destro, ordine, lo posso anche portare in primo piano. Questo lo dispongo meglio. Qui ho le mie Polaroid, le metto qui nel mezzo. Vabbè che bravino che mi dà errore. Tasto destro, correggi sempre in Stonehenge. Così è corretto. E vediamo l'effetto che fa. Beh dai, non c'è neanche male per averci messo così poco. Dov'è che l'ho rimasto io? Take it cleanly through three and four. Now going into five. Everyone nice and clean thus far. Just see how quick.